Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale per la seconda, e speriamo che non sia l'ultima visto quello che sto per dire, recensione del canale. È uscito qualche giorno fa Doctor Strange Multiverse of Madness e tutti quanti hanno detto: cazzo, dopo quella enorme cagata che è stata Spider-Man, finalmente forse ci daranno qualcosa per continuare a guardare questi film. Sì, e partiamo direttamente con quello di cui dobbiamo parlare. I punti, ricordiamo sempre che sono tre. Allora, trama, personaggi e obiettivo. Qui è difficile. Allora, partiamo direttamente dalla trama. Io vi avverto, cercherò di fare meno spoiler possibili. Se li faccio, poi ne parliamo alla fine, così almeno chi vuole smette di guardare il video. E trama. Allora, la trama qual è? Boh, quello che posso dirvi senza farvi spoiler è questo, del tipo: non si capisce bene dov'è che vuole andare a parare questo film. Vabbè, la trama senza fare troppi spoiler è così. Allora, praticamente c'è questa ragazza che si chiama America e che c'ha un giubbotto con la stelletta, che può praticamente può andare da un universo all'altro, ecco, quindi nel multiverso. Questa ragazza ha questo potere ma non lo controlla, quindi va in questo universo dove si fa aiutare da un Doctor Strange alternativo che è puntualmente crepa, e poi lei incontra allora il Doctor Strange del nostro universo, che puntualmente è più stupido, più pippa, non è l'arcimago, insomma lo prende per il culo perché haha che ride. Ricordiamo che noi il Marvel Cinematic Universe è nato come trio comico. Grazie a questa cosa Wanda, Scarlet Witch, viene a scoprire di questa ragazza. A dir la verità poi non si sa neanche come sa che esisteva prima del Doctor Strange, però anche se lei dice che non sa un cazzo del multiverso, e quindi la vuole sfruttare, prendergli i poteri per riprendersi tra virgolette quei figli di WandaVision, che sì, se non avete visto WandaVision non ci capirete un cazzo di sto film, se l'avete visto ci capirete ancora meno, tranquilli, perché non ha proprio senso, però ve lo consiglio se non avete visto, avete visto il film, così ve lo guardate e dite: beh, ecco, io non ero così tanto, ecco, negativo contro questo film, poi mi sono visto WandaVision e ho detto: beh sì, cioè era un po' titubante, con WandaVision sono andato sul sicuro no. Invece di più risposte avrete più domande. Comunque, andiamo avanti. Scarlett scopre di questa cosa, vuole i suoi figli e insomma se menano, se inseguono per molti versi, succede un po' di panico perché lei appunto vuole questo potere della ragazzina per poter incontrare i figli, da quel che ho capito penso anche eliminare l'altra sé di quell'universo e diventare la madre di questi bambini. E la trama viene sfanculata un bel po' di volte, perché prima, sì, viva il multiverso, fanculo questa che tanto è solo una ragazzina, no, però noi dobbiamo salvare tutti perché siamo buoni, no, noi però il multiverso dobbiamo salvarlo, quindi fanculo ragazzina, no. Praticamente cambiano idea ogni 2 secondi su questa cosa. Per di più, pure la trama era sui 2 libri, uno buono e uno cattivo, che sono libri tipo GGUP, che non è che sono, ecco, così tanto GGUP, perché alla fine non servono un cazzo per la trama, tranne giusto forse quello cattivo un pochino, sì, sì dai, è un punto chiave della trama, soprattutto all'inizio e alla fine, però diciamo che, ecco, vengono distrutti come niente, soprattutto il libro buono che doveva essere quello ancora più forte, tre quarti di film e poi vabbè, cioè nel senso è servito ma neanche troppo. E sì, vi sto facendo ugualmente spoiler, ma è un po' impossibile cercare di non farli, perché le informazioni sono talmente confuse in questo film che, ecco, più o meno io penso che Raimi si sia fatto, ecco, una pippa mentre era fatto, e quello che è uscito fuori è questo film. Quindi trama, sinceramente, io direi un
4. Ma per essere buono, proprio perché neanche viene seguita, quindi alla fine vabbè, scelte random, facciamo pure un 3 e mezzo. Andiamo avanti, personaggi. Beh, ecco, non c'è da spoilerare molto qui, a dire la verità, perché già si sapeva da prima. Sì, c'è sta Mr. Fantastic, sì, c'è sta Xavier e c'è sta anche qualcun altro degli illuminati del cazzo lì che vengono praticamente presentati. E spoiler, muoiono 2 secondi dopo. Già. E senza alcun apparente motivo, solamente per praticamente metterli nel trailer, così che la gente va a vedere questo film e basta. Non hanno nessun'altra utilità. Nessuna, proprio. Riguardo invece gli altri personaggi, pure quelli più protagonisti, beh, sinceramente non vengono sviluppati neanche per il cazzo né Doctor Strange né Wong. Nella ragazzina si scopre qualcosina qui e là, ma niente di che. L'unica che viene sviluppata di più è Wanda, Scarlet Witch. Tant'è che infatti il film si poteva tranquillamente, cioè poteva tranquillamente essere WandaVision stagione 2, dove c'è anche Doctor Strange, perché sì, ci sono anche delle cose tipo jumpscare, perché Raimi, horror per ragazzi, cioè raga, dai, che bello. Sicuramente io vado a vedere quel film per Raimi, sì. Quindi personaggi, beh, personaggi io direi proprio un bel 3. Perché, cioè, ragazzi, personaggio, c'è solo Scarlett. Fine, gli altri ci sono ma fanno cose totalmente a cazzo. Poi ogni personaggio della Marvel ultimamente sta diventando uguale a Thor Ragnarok, del tipo io sono l'arcimago, sono fierissimo e sono fighissimo, però faccio battutina del cazzo e divento super wow perché io ho completamente dimenticato il mio lato caratteriale. Ci manca solo che nel prossimo film, dove magari ci sarà un ipotetico nuovo Wolverine, fanno fare la ruota a Wolverine mentre fa i balletti e allora siamo proprio all'apice della merda. Siamo arrivati... Ah sì, l'obiettivo? Beh, io sinceramente non l'ho capito l'obiettivo del film. Perché... cioè, a me è sembrato un film abbastanza serio. Da dover anzi riportare anche, diciamo, l'MCU sulla giusta strada, visto le ultime cagate che sono uscite fuori. E, beh, ecco... Mi dispiace, ma l'obiettivo non è stato proprio per un cazzo raggiunto, anzi, probabilmente, ecco, facciamo così. Ipotizziamo che l'obiettivo sia quello che ho detto io, il voto è 2 proprio, cioè. Se invece ipotizziamo che, ecco, l'obiettivo, che forse è quello vero, del film sia fare soldi, beh, allora facciamo un 8, perché ci è riuscito meglio Spider-Man anche su quello. Perfetto, adesso passiamo all'angolo spoiler, in cui vi dirò tipo 10.000 cose che non mi sono piaciute e che non servono a un cazzo di questo film, partendo dall'inizio alla fine. Se non vi piace, vaffanculo, non me ne frega niente. Se vi piace pure, comunque. Anzi no. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, facciamo una media dei voti. Abbiamo detto 2. 3 e mezzo e 3, quindi media del 3 meno. Scrivetemi nei commenti se volete anche un riassuntone dove sbrocco per tutte le cose che fanno cagare al cazzo del film, perché tanto potrei farci tranquillamente un'ora di video. Ma meno male che ho usato la carta studente, meno male che ho pagato poco, perché ecco, forse sarebbe stato meglio aspettare e guardarselo su Disney Plus, che potete trovarlo con... Benvenuti nello sponsor di oggi. Oggi vi presenterò Gamsgo. Gamsgo è un sito dove si può condividere un account di una piattaforma streaming o quello che cavolo volete. Quante volte ci siamo detti, ma non mi faccio quell'account perché viene troppo, o forse magari abbiamo condiviso l'account con un amico. Bene, siete poveri e soli? Gamsgo è la scelta giusta. Perché? Perché se non avete amici con cui condividere questo, potete tranquillamente affidarvi a Gamsgo, che troverà un amico per voi, così che potrete condividere il prezzo e pagare meno. Grazie al link che troverete in descrizione, avrete il 5% di sconto sull'account Netflix e il 3% di sconto sull'account Disney+.
Per di più, se lo farete, ci sarà anche un periodo di prova gratuita di 3 giorni più altri 4 di condivisione. Che cosa aspetti? Provalo! Bene, grazie di tutto, ci vediamo al prossimo video che non so che cazzo sarà, probabilmente riassunto di questo perché voglio farlo, probabilmente lo registrerò adesso. Ditemi che ne pensate, se volete vedere Doctor Strange, io vi ho avvertito.